impatta sulla vita del governo o almeno sulle polemiche che arriveranno nelle prossime ore. Abbiamo elencato i momenti di frizione tra la Lega e gli alleati, tra questi c'è sicuramente il caso della ministra Lamorgese. La ministra Lamorgese è intervenuta poco fa a Rimini commentando la notizia dell'uomo somalo che ha accoltellato 5 persone, sì. Ha detto un episodio molto grave che poteva capitare ovunque. C'è una nota molto dura dei capogruppo di Camera e Senato della Lega, quindi Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, ve la leggo. A Rimini un immigrato ha accoltellato 5 persone, tra cui un bambino, ma per Lamorgese poteva capitare ovunque. Ringraziamo il ministro, finalmente ha ammesso la sua totale incompetenza e ha detto a tutti gli italiani che non sono al sicuro perché non è in grado di gestire il Viminale. Lei e il suo partito, ovvero il PD, si comportino di conseguenza. Via dal ministero, questa è una nota che ci si aspetterebbe da un esponente dell'opposizione. Invece, arriva stiamo parlando dei presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato della Lega, quindi di un azionista di questo governo. Beh, insomma, non la toccano piano, Senaldi. Voglio sentire sia Pietro che Marianna. Ma Lamorgese ha detto una cosa vera, potrebbe succedere ovunque, ma incompleta, in Italia, perché questo criminale aveva fatto il giro degli stati europei dai quali era stato puntualmente respinto e ha trovato asilo in Italia. Quindi in Italia poteva cadere a Rimini come a Milano come in qualsiasi altra città. Allora, io è chiaro che non è che se uno accoltella su un autobus delle persone è colpa della Lamorgese, però c'è un clima, no? Il ministero cosa dice? Il ministero ha fatto capire che il ministero dell'interno, l'immigrazione clandestina non è un problema di primaria importanza, l'ha derubricato, per loro sono più importanti i Novax, anche se non mi risulta che i Novax abbiano ancora accoltellato nessun bambino. E quindi c'è una gerarchia. A seconda della gerarchia che dà il capo, tutti gli uffici della penisola si uniformano. Se tu dici che la priorità non sono i clandestini, la lotta ai clandestini, eccetera, ma sono altre cose, e allora ecco che viene meno la tensione sulla lotta ai clandestini. Quindi la Lamorgese ha una responsabilità politica che condivide con la parte del governo che la sostiene. Punto. Marianna?